Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash, questo Pokémon fan game che ripercorre le avventure di Ash dall'inizio di Kanto fino alla fine di Alola. Ora siamo a Johto, siamo nella seconda regione se non contiamo le Orange Islands come terza, come seconda regione, diciamo una sorta di regione 1.5 viene considerata così, e abbiamo questa squadra, Totodile, Noctowl, Cyndaquil, Heracross e Bayleaf, ovviamente oltre all'immancabile Pikachu. Abbiamo nello scorso episodio catturato Lugia, quindi vi consiglio di andarlo a vedere se non l'avete ancora visto, perché è ovviamente da recuperare se non l'avete ancora visto. Ed ora siamo tornati ad Olivinopoli, dopo essere andati alla zona safari di Fuxiapoli per vedere la zona di Johto, della zona safari. E vi ho risparmiato il viaggio, sono tornato qui a Olivinopoli, perché ora bisogna battere la palestra, ma guardate chi c'è davanti alla palestra, l'immancabile Brock, che vuole sfidarci di nuovo. Hey Glacial! I ran into Jasmine and helped give her Amphi the medicine. Ho incontrato Jasmine e l'ho aiutata a dare al suo Amphi la medicina. Jasmine told me I would find you here if I waited. Now that you are here, let's see how much stronger you are. Jasmine mi ha detto che ti avrei incontrato se avessi aspettato qui, ed ora vediamo quanto forte sei diventato. Vai. Vediamo. Brock vuole testarci. E manda in campo il suo Onix, a livello 47, è forse un po' altino per il nostro Totodile, non trovate? Attenzione, usa Bind, va bene. Però Surf, niente male, Niente male Surf, andiamo poi di Slash. Aia. Ok, fortunatamente non mi ha ucciso Totodile, almeno riesce a prendere un po' di punti esperienza in questa battaglia e salire al 36. Screech, è Stridio, vediamo, sì è Stridio. Stridio non mi interessa in questo momento, quindi no. Geodude, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo. Proviamo a mandare Bayleaf, perché Totodile è stato disintegrato dal Rock Throw di Onix, che dovrebbe essere sassata, tipo. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo state gradendo, se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente. Oltre a condividere questo video e i video di questa serie, magari i vostri preferiti, sui vostri social. Crobat. Contro Crobat manderei Heracross, no, perché non ha più sassata. Contro Crobat dovremmo andare Pikachu in realtà. Però forse posso mandare anche Noctowl, vediamo, Che con Psichico dovrebbe riuscire a fargli male. La prima volta che vediamo Crobat in questa Acrom, tra l'altro. Guarda lì, bello. Che non è un Acrom, ricordo, è un Pokémon fangame, io continuo a chiamarlo Acrom, ma sbaglio io, non dovrebbe essere Acrom. Attenzione, sostituisce Crobat e manda Pineco. Beh, ti prendi uno psichico in faccia, Pineco, e un altro psichico, quindi non ti lascio scampo. Via. Eccolo di nuovo Crobat. Vai, psichico. Ah, Wing Attack mi farà male. Ok, infatti me l'ha fatto male. Vai. Dovremmo riuscire a vincere se non fa brutto colpo, ottimo. E anche Noctowl ha tirato giù il suo Crobat. Livello 40 per Noctowl, ottimo. Non fallisce mai ad impressionarmi, sarebbe la traduzione letterale, ma è bruttissima in italiano. That was a great match, Glacial. È stata una grandissima battaglia, Glacial. You should try going east of Ecruteak City when you're done here. They have a strong gym leader. Ci ha consigliato di andare ad est di Amarantopoli una volta che avremo battuto la palestra qui. Ed è esattamente quello che vogliamo fare in realtà. Ora andiamo a curarci Pokémon e andiamo a provare a battere la palestra di Amarantopoli dove c'è Jasmine. Quindi andiamo, non mi ricordo come viene tradotta in italiano. Se la lasciano Jasmine oppure The Steel Clad Defense Girl. La ragazza con la difesa d'acciaio. Jasmine usa Pokémon di tipo acciaio, sono deboli contro lotta, fuoco e terra. Sono forti invece contro ghiaccio, roccia e folletto e resistono a coleottero, drago, volante, erba, ghiaccio, normale, psichico, roccia e altro acciaio, alla faccia delle resistenze, e sono per di più immuni a veleno. Ok, quindi terra, fuoco e... Cos'è che aveva detto il primo... Terra, fuoco e... Aspettate, mi sono dimenticato, un secondo. Ah, lotta, giustamente, sono stupido. Terra, fuoco e lotta, quindi il nostro Heracross sarà probabilmente il mattatore di questa palestra, a terremoto e a breccia. E in caso verrà supportato da Cyndaquil. Vai. Sarà divertente, sì sì, divertentissimo. Sarà divertentissimo. Cara pupa.
Ah, ecco, giustamente non può essere usato terremoto contro schermoli perché è di tipo volante, quindi andremo di breccia, che non è super efficace perché la super efficacia del tipo acciaio compensa la non molto efficacia del tipo volante. E mannaggia, lui mi ha disintegrato. Contro schermoli devo andare di Cyndaquil, ragazzi. Cyndaquil, un bel lanciafiamme e mandiamo via schermoli. Non lo one-shotterebbe comunque. Servirebbero probabilmente due colpi di lanciafiamme. Dato che è stato disintegrato, battiamo anche questa, poi andiamo a curarci il nostro Heracross. Onix. Mannaggia lei. Dovrebbe essere di tipo acciaio questa cosa, ragazzi. Perché non c'è l'acciaio? Mandiamo Belief. Anzi, avrei potuto mandare Totodile in realtà. Va bene comunque Belief. E finché usa azione, ragazzi, cioè, avrei potuto mandare qualsiasi Pokémon. Vai, Energy Ball. E addio. No, a vigore. Ninfamella con vigore. Ritorno. E addio. Ottimo. Ora vado velocemente a curarmi Pokémon. Non taglio perché il centro Pokémon è letteralmente qui sotto. E andiamo poi a battere la capopalestra Jasmine di Olivinopoli. Ripeto, non ricordo come l'hanno tradotto in italiano. Qual è il suo nome in italiano? Oppure se magari l'hanno lasciata Jasmine. Anche perché in Italia effettivamente Jasmine è un nome che più o meno si incontra ogni tanto. Allora, useremo Heracross, Cyndaquil e in caso Bailiff. Anche se l'erba, anche se acciaio è resistente all'erba, però vabbè, dettagli. Salve Jasmine! Vorrei ringraziarti ancora per avermi fatto avere quella medicina. So che hai aspettato davvero tanto per me, quindi non sprechiamo altro tempo. Ok, andiamo con Heracross e Cyndaquil. Ok, 2 contro 2, quindi Heracross e Cyndaquil. Vediamo chi manda Jasmine. Ah, Magnemite. Ok, si inizia con Magnemite, quindi il tipo lotta qui è molto buono. Vai, Brick Break. Ovviamente hanno vigore, si stronzi. E mi paralizza. Infame. Andiamo di aereo assalto. Ok, livello 40 anche per Heracross. Trot Chop. Cos'è esattamente? Ah, è braccio teso magari. Dovrebbe essere braccio teso. The user attacks the target's throat. The target cannot use sound-based moves for 2 turns. Vabbè, è un effetto secondario molto carino, ma che non è particolarmente utile. E sapete che potrei togliergli Aerial Ace a questo punto? Potrei davvero togliergli Aerial Ace, perché Earthquake è potentissimo, lo tengo. Però contro i Pokémon di tipo Psico, avere un bel Throat Chop non è male, avere un bel attacco di tipo Buio, vai. Steelix. Lasciamo Heracross, vediamo cosa riesce a fare. Con Earthquake. Beh, niente male. E tra l'altro siamo comunque più veloci pur essendo paralizzati. Vediamo invece Brick Break quanto li fa, pure di più. Vediamo, ora si attacca. Senza rimanere paralizzato abbiamo vinto. Perfetto, abbiamo vinto. Beh, siete stati fortunati, la paralisi non è mai entrata su 3 turni. Anzi, su 4 turni. Wow, you're quite the skillful trainer. Sei davvero un allenatore molto abile. Sono fiera di darti questa medaglia. E ci dà la medaglia minerale. Eccola qui. E la MT Flash Cannon, che non ha mai usato lei in battaglia, va bene. Una mossa di tipo acciaio molto potente che abbassa anche la difesa speciale dei nemici. Parliamole ancora? Per favore, visita Anfi quando te la senti. È molto grato per quello che hai fatto. Dite che ci dà qualcosa? Non credo che se andiamo da Anfi ci dia uno strumento, sinceramente. Intanto però possiamo andare a curarci qui. Ecco fatto. E possiamo volare ad Amarantopoli. Perché ora dobbiamo effettivamente tornare ad Amarantopoli. Eccoci qui. Perché ad Amarantopoli ora sono successe un paio di cose. Prima di tutto possiamo andare dalle Kimono Girls e risfidare una di queste. Vediamo, eh. Eccola, lei. Una si poteva risfidare, quella che manda Espeon. E noi useremo Trot Chop, il nostro nuovo attacco. Non fallire, per favore, grazie.
Beh, dai, niente male. Niente male, davvero. Sei ancora forte, vedo. Sì, sono molto forte. Bene, dopo aver battuto le Kimono Girls, possiamo anche andare a battere il tizio che prima non ci faceva passare di qui. Tu. Sei stato alla torre bruciata prima, vero? Non cercare di mentirmi. Posso vederlo solo. Posso leggertelo in faccia. Perhaps if I beat you, Suicune will find me worthy. Forse se ti sconfiggerò, Suicune mi troverà degno. Ok. Lui ci ha mezzo spoilerato in realtà quello che avremmo potuto fare dopo. Questo Eusin. Ma noi con Heracross, se riusciamo ad attaccare per primi, gli tiriamo giù alla Kazam. Aia, attaccalo per primo. Non ci ha uccisi, meglio. Glielo tiriamo giù noi allora. Ottimo così. E non siamo in prima generazione dove Alakazam è il boss finale della vita. This is only a minor setback. I will find Suicune one day. Ok, questa è solamente una piccola battuta del resto. Troverò Suicune un giorno. Ed ora dobbiamo semplicemente scegliere cosa fare. Se andare avanti. Quindi devo andare nel percorso 42 oltre da Marantopoli. Oltre quell'allenatore. Oppure tornare nella torre bruciata. Dove sono spawnati i tre cani leggendari. Quindi potremmo catturare i tre cani leggendari effettivamente qui dentro. Facciamo così. Andiamo a fare un pochettino del percorso e i tre cani leggendari li facciamo invece nel prossimo episodio. Andiamo a vedere com'è questo percorso. Ok, ci sono degli allenatori. Qui c'è uno strumento nascosto, Max Potion. E qui c'è una... Your Zero is doing fine. Cosa vuol dire? Questa è la pensione, un'altra pensione. Ah, ok, ditto, non mi interessa riprenderlo, grazie. Allora, qui abbiamo effettivamente un nuovo percorso. Qui abbiamo una super pozione. Abbiamo skippato tipo tutti gli allenatori. E di qui si arriva ad un altro punto. Ok, giusto per dare un'esploratina a questo percorso. Qui abbiamo tre alberelli di Ghicocche, vabbè, li prenderò a questo punto, anche se sono letteralmente inutili in realtà. Quindi non capisco perché io li stia prendendo, vabbè, per sport. Allora, qui abbiamo un pescatore che volendo potremmo combattere mandando davanti la nostra Bailiff. Vai. Ah, questo no, in realtà non è un allenatore. Niente, si è lamentato solamente del fatto che non trovi nulla. Ah, abbiamo mancato una grande corsa Pokémon, una gara di corsa Pokémon. E il problema è che il vincitore si è dimenticato di ritirare il premio, che sarebbe un nuovo Pokémon. Vorremmo un nuovo? Sì, lo vorremmo. Aspettate allora, eh. Aspettate. A questo punto no. A questo punto guardate, facciamo così. Tu sei un allenatore? No. Sì, eri un tizio che guardava la gara. Andiamo a vedere se ci sono allenatori qui in giro da battere. Prima di tornare sui nostri passi ad Amarantopoli, eh. Andiamo qui sopra. I just gained some new friends. They need to warm up. Ok, ecco l'allenatore. Cintura nera, quindi tipo lotta. Io ho messo davanti Bailiff, che non è il massimo in realtà. Anche se potrebbe riuscire a dire la sua. Con una bella Energy Ball. Ah, Rolling Kick mi fa male. È pure più veloce Hitmonlee. Ok, no, Bailiff viene disintegrata da lì. Mandiamo Knocked Owl. Ecco fatto. E andiamo di psichico. No, volevo psichico. Sì, vabbè, ma quanto danno fa sto tipo? Scusatemi. Vai, prendi un volo e muori. Tra l'altro, velocissimo. Ok, Hitmonchan. Andiamo di psichico. Niente. Attacca comunque prima lui. Sono velocissimi questi Pokémon. Andiamo di Heracross allora. A cui abbiamo appena tolto in realtà Aero Assalto, quindi dovremmo andare di Earthquake. Beh, finta, non mi fa nulla. Due Earthquake dovrebbero bastare per tirare giù Hitmonchan. E abbiamo Heracross al 41, niente male. Tyrogu. Tyrogu possiamo andare... Totodile. Dovrebbe riuscire comunque a batterlo in realtà Totodile. Vediamo, eh. Andiamo di Shadow Claw, non penso abbia effetto, quindi Surf. Ok, buono, Surf va bene. Ottimo così. Mankey, lasciamo Totodile, che prende un po' di punti esperienza. Cross Chop, minchia se fa male. Anche noi li facciamo male però con Surf.
Ottimo. E Primeape a questo punto cambia un Pokémon e mandiamo Cyndaquil. Vediamo se Cyndaquil riesce a tirarlo giù con due lanciafiamme senza morire prima. In tal caso si prenderebbe anche un bel livello 39. Punishment, ok, non ci ha fatto troppo danno. E noi con due lanciafiamme dovremmo riuscire a tirarlo giù. Ottimo così. Ottimo davvero. Livello 39 per Cyndaquil, che non si evolve. Grazie. E possiamo andare avanti da questa parte. Qui ci sono altri strumenti nascosti. Nope. Qui c'è uno strumento però. Ah, una pietra idrica. Va bene. Però i miei Pokémon sono stati tutti messi praticamente KO. Mannaggia loro. Tu sei un allenatore? Sì, un allenatore, ok. Affrontiamo anche questo allenatore allora. E poi torniamo indietro. Ah, un bel Quillfish. Ok, anche Quillfish ci manca da prendere. Noi abbiamo davanti Cyndaquil, pessima mossa. Mandiamo Pikachu. In questo caso Pikachu risolverà un attimo questa situazione. Ah, ha messo le punte, va bene. Thunder Punch, addio. Poison Punt, va bene. Poison Point. You can have it, grazie. Ma a questo punto torniamo ad Amarantopoli. E finiamo qui questo episodio perché nel prossimo andremo direttamente a provare a catturare i cani leggendari, tutti e tre insieme. A meno che venga un video talmente lungo che preferisco magari spezzarlo in due o tre parti, ma proverò a farli tutti insieme in un unico video. Così da catturare i cani leggendari e poi andare avanti nella storia di Ash. Quindi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!